Scrivo queste parole in un insostenibile stato d'ansia. Entro questa notte non esisterò più. Spiantato e senza più droga, unica cosa che riesce a rendermi la vita tollerabile, non posso più sopportare questa tortura. Mi getterò da questa finestra nella squallida strada di sotto. Non pensate però che la mia schiavitù alla morfina mi renda debole o degenere. Quando avrete letto queste pagine, scarabocchiate di fretta, potrete intuire, sebbene mai comprendere appieno, la ragione per cui mi spettano solo oblio o morte. Fu in una delle parti più aperte e meno frequentate dell'infinito oceano Pacifico che la nave di cui ero supervisore cadde vittima di un vascello corsaro tedesco. La Grande Guerra era appena agli inizi e le forze oceaniche degli Unni, così eravamo soliti chiamare i tedeschi, non avevano ancora raggiunto il loro massimo livello di brutalità e degrado. La nostra nave fu una preda legittima e noi dell'equipaggio fummo trattati con tutta la giustizia e il riguardo che ci spettavano in qualità di prigionieri navali. La disciplina dei nostri carcerieri era così blanda che dopo soli 5 giorni di prigionia riuscì a fuggire da solo su una piccola barca, raccimolando anche acqua e provviste sufficienti per un buon periodo di tempo. Quando mi trovai infine alla deriva e libero, avevo solo una vaga idea dell'area circostante. Non essendo mai stato un navigatore provetto, d'altronde potevo solo provare a intuire vagamente dalla posizione del sole e delle stelle che mi trovavo a sud dell'equatore. Della longitudine ovviamente non avevo alcuna idea, né c'erano isole o coste in vista. Il tempo rimase sereno e per giorni incalcolabili galleggiai, senza meta, sotto il sole cocente. Speravo che passasse una nave o che le onde mi gettassero sulle rive di qualche terra abitabile. Ma né nave né terra apparvero e cominciai a disperare nella mia solitudine galleggiante sulla vasta, uniforme, distesa azzurra. Il mutamento avvenne mentre dormivo. I dettagli non li saprò mai, poiché il mio sonno, sebbene tormentato e infestato dai sogni, fu lungo e profondo. Quando alla fine mi svegliai, mi trovai sommerso per metà in una distesa melmosa di orrendo, terribile fango nero che si stendeva intorno a me a perdita d'occhio in monotone, uniformi ondulazioni. Anche la mia barca vi si era incagliata a poca distanza. Certamente si potrebbe immaginare che la mia prima sensazione fosse di meraviglia alla vista di una trasformazione così prodigiosa e inaspettata del paesaggio, ma in realtà ero più inorridito che sorpreso. Nell'aria, infatti, ma anche nel suolo così putrido, c'era un qualcosa di sinistro che mi gelò fino al midollo. La regione emanava un fetore di putrescenza a causa dei pesci che si stavano decomponendo e di altre cose poco riconoscibili che vedevo affiorare da quella immensa pianura disgustosa. Forse sbaglio a cercare di comunicare a parole l'indicibile orrore che può albergare in quello che era un silenzio assoluto, sterile e immenso. D'altronde non c'era nulla da sentire e nulla da vedere, eccetto la distesa di fango nero. Ma furono proprio l'uniformità e in qualche modo la coerenza di quel paesaggio, di quel silenzio, ad opprimermi con un senso nauseante di paura. Il sole splendeva da un cielo che mi sembrava quasi nero nella sua crudeltà senza nuvole. Era come se riflettesse la palude inchiostrosa sotto i miei piedi. Mentre cercavo di strisciare verso la barca arenata, mi resi conto che solo una teoria poteva spiegare la mia posizione.
dopo un qualche movimento vulcanico, una porzione del fondale oceanico doveva probabilmente essere stata sollevata in superficie, mettendo a nudo regioni che per innumerevoli milioni di anni erano rimaste nascoste sotto imperscrutabili profondità d'acqua. Tanto vasta era questa nuova terra che si era innalzata sotto di me, che non riuscivo a percepire il più flebile rumore del tumulto dell'oceano per quanto cercassi di tendere l'orecchio. Non c'erano nemmeno uccelli marini a cibarsi delle carcasse affiorate da quel fango nero. Per diverse ore rimasi a pensare, meditabondo, nella barca. Essa giaceva capovolta, offrendomi una leggera ombra e riparandomi dal sole che si spostava attraverso i cieli. Man mano che il giorno progrediva, il terreno perdeva parte della sua viscosità e sembrava in procinto di seccare abbastanza da permettere di lì a poco di mettersi in cammino. Quella notte dormì poco e il giorno successivo mi preparai un fagotto con cibo e acqua per prepararmi al viaggio via terra, alla ricerca del mare scomparso e di un qualche improbabile soccorso. La terza mattina trovai il terreno sufficientemente asciutto da poterci camminare facilmente. L'odore dei pesci era esasperante, ma le cose che mi attanagliavano erano ben altre e non potevo certo prestare attenzione a una quisquilia simile. Raccolsi il coraggio e mi incamminai verso una meta sconosciuta. Per tutto il giorno avanzai costantemente verso ovest, guidato da una collinetta lontana che si elevava più in alto di qualsiasi altra altura nella pianura desolata. Quella notte mi accampai e il giorno successivo continuai a viaggiare verso la collinetta, anche se sembrava essere solo appena più vicina rispetto a quando l'avevo scorta la prima volta. La quarta sera raggiunsi la base dell'altura e si rivelò essere molto più alta di quanto non sembrasse da lontano. Una vallata che si interponeva tra me e l'altura la faceva spiccare ancor più rispetto alla superficie generale. Troppo stanco per scalarla, dormì all'ombra della collina. Non so perché i miei sogni fossero così assurdi quella notte. Ma prima che la luna calante, sorprendentemente gibbosa, si alzasse molto oltre la piana orientale, ero sveglio, madido di sudore freddo e determinato a non dormire più. Visioni come quelle erano troppo per me da sopportare di nuovo. Alla luce della luna, tuttavia, realizzai quanto ero stato imprudente a viaggiare di giorno. Senza il riverbero ardente del sole, infatti, il mio viaggio sarebbe proseguito più facilmente. Ora mi sentivo abbastanza in grado di compiere la salita che prima, al tramonto, mi aveva fermato. Raccolsi il mio zaino e mi diressi verso la cima dell'altura. Ho già parlato di come la monotonia uniforme, ondulata di quella pianura, rappresentasse per me una fonte di sottile, indefinibile orrore. Ma credo che il mio terrore fosse più grande quando raggiunsi la sommità del monte e guardai in basso, verso l'altro versante, scorgendo un abisso incommensurabile, i cui reconditi anfratti la luna non era ancora abbastanza in alto da poter illuminare. Mi sentivo sull'orlo del mondo, a scrutare, in un caos senza fine di notte eterna. Nel mio terrore apparivano strani ricordi del paradiso perduto e dell'orribile scalata di Satana attraverso i regni informi dell'oscurità. Man mano che la luna saliva più in alto nel cielo, iniziai a intuire che le pendenze della valle non erano così scoscese come avevo immaginato. Cenge e sporgenze varie di roccia offrivano appigli per una discesa tutto sommato agevole, mentre dopo un dislivello di qualche centinaio di metri la pendenza diventava molto più regolare. Spinto da un impulso che non riesco a decifrare razionalmente, scivolai con difficoltà lungo le rocce e mi trovai sulla pendenza meno ripida di sotto, dove nessuna luce era ancora penetrata.
lì, all'improvviso, la mia attenzione fu catturata da un oggetto spaventoso e singolare sul pendio opposto, che si ergeva dritto a circa 100 metri da me. Un oggetto che brillava di bianco nei novelli raggi della luna appena scesa in cielo. Mi assicurai in fretta che fosse solo un gigantesco pezzo di roccia. Avevo tuttavia la netta impressione che il suo contorno e la sua posizione non fossero del tutto opera della natura. Uno sguardo più attento risvegliò in me sensazioni che non riesco a esprimere, poiché nonostante la sua enorme grandezza e la sua posizione in un abisso che si era aperto sul fondo del mare fin dagli albori del mondo, compresi senza alcun dubbio che lo strano oggetto era un monolito ben modellato, la cui massa titanica aveva di certo conosciuto la lavorazione e forse anche la venerazione di creature viventi e pensanti. Sbigottito e spaventato, ma non privo di una certa emozione tipica del brivido di piacere che possono provare uno scienziato o un archeologo, esaminai più attentamente l'ambiente circostante. La luna, ora vicina allo zenith, brillava in modo strano e vivido sopra le pareti torreggianti che delimitavano il baratro e rivelava un ampio corso d'acqua che scorreva sul fondo, lambendo quasi i miei piedi sulla pendenza in cui sostavo. Dall'altra parte della voragine, le increspature accarezzavano la base del monolito ciclopico. Ora, sulla sua superficie potevo identificare iscrizioni e sculture rudimentali. La scrittura si dipanava in un sistema di geroglifici a me sconosciuto e diverso da tutto ciò che avevo mai visto nei libri. Era costituito per la maggior parte da simboli acquatici tipici: pesci, anguille, polpi, crostacei, molluschi, balene e simili. Diversi caratteri rappresentavano però chiaramente creature marine sconosciute al mondo moderno, ma le cui forme, sebbene decomposte, avevo osservato sulla pianura emersa dall'oceano. Furono i bassorilievi però a incantarmi, enormi e pertanto chiaramente visibili dall'acqua. Erano una serie di raffigurazioni i cui oggetti avrebbero fatto invidia a Gustave Doré. Penso che dovessero rappresentare uomini, o almeno un certo tipo particolare di uomini, anche se le creature apparivano svagarsi come pesci nelle acque di qualche grotta marina o rendere omaggio a qualche altare monolito sommerso dalle onde. Dei loro volti e delle loro forme non oso parlare in dettaglio. Al solo ricordo mi sento svenire. Grotteschi, oltre l'immaginazione di un Poe o di un Bulwer, erano ancora diabolicamente umani nel loro insieme, nonostante mani e piedi palmati, labbra larghe e flaccide, occhi vitrei e sporgenti, e altre caratteristiche ancora meno piacevoli da ricordare. Curiosamente, sembrava che fossero stati scolpiti in modo malamente sproporzionato rispetto all'ambiente. Una delle creature, infatti, era raffigurata nell'atto di uccidere una balena, che era rappresentata solo poco più grande di lei. Notai, come ho detto, la loro grottesca dimensione e stranezza, ma subito conclusi che si trattava solo di divinità immaginarie di una qualche tribù primitiva di pescatori o naviganti. Una tribù il cui ultimo discendente era sicuramente perito ere prima che nascesse il primo antenato dell'uomo di Piltdown o Neanderthal. Rimasi lì a pensare, mi persi in questa inaspettata visione di un passato al di là della concezione del più audace antropologo, mentre la luna gettava strani riflessi sull'acqua cheta davanti a me. Poi, improvvisamente, lo vidi, con solo un leggero schiumare a segnare la sua risalita in superficie. La cosa emerse e si palesò alla mia vista sopra le acque scure,
ciclopica e simile infatti a Polifemo e ripugnante, si lanciò, stupefacente mostro degli incubi, verso il monolito. Lo avvolse con i suoi giganteschi bracci squamosi, mentre curvava la sua orribile testa, emettendo certi ritmici versi. Credo che fu proprio in quel momento che impazzì. Della mia frenetica salita della pendenza e della scogliera e del mio viaggio delirante di ritorno alla barca arenata ricordo poco. Credo di aver cantato molto e quando non ero più in grado ridevo convulsamente. Mi si affastellano poi ricordi confusi di una grande tempesta poco tempo dopo essere arrivato alla barca. In ogni caso, sicuramente so di aver sentito rombi di tuono e altri suoni che la natura lancia, riservandoli solo ai suoi stati più selvaggi. Quando uscii dall'ombra, mi trovavo in un ospedale di San Francisco. Ero stato portato lì dal capitano della nave americana che aveva raccolto la mia barca in mezzo all'oceano. Nel mio delirio avevo raccontato molto, ma scoprii che le mie parole avevano ricevuto scarsa attenzione. Di sollevamenti terrestri nell'Oceano Pacifico, i miei soccorritori non sapevano nulla, né ritenevo necessario insistere su una cosa che sapevo, non avrebbero potuto credere. Una volta poi venni in contatto con un etnologo di fama e lo intrattenni con domande specifiche sull'antica leggenda filistea di Dagon, il dio pesce. Ma percependo presto come fosse irrimediabilmente convenzionale nelle sue conoscenze, non approfondii le mie indagini. E di notte, specialmente quando la luna è gibbosa e calante, che vedo la cosa. Ho provato la morfina, mi ha dato un solo momentaneo sollievo, trascinandomi poi ineluttabilmente nelle sue grinfie come uno schiavo senza speranza. Così ora non mi resta che porre fine a tutto, avendo scritto un resoconto completo per l'informazione o lo sprezzante diletto dei miei simili. Spesso mi chiedo se tutto ciò non possa essere stato solo un'illusione, un semplice capriccio della febbre che mi tormentava mentre giacevo colpito dal sole, delirante nella barca, dopo la mia fuga dalla nave tedesca. Me lo chiedo, certo, ma davanti a me si presenta sempre e solo una visione orrendamente vivida in risposta. Non posso pensare alle profondità degli abissi senza rabbrividire al solo pensiero delle cose senza nome che in questo momento potrebbero strisciare e barcollare sul suo fango viscido, creature che venerano i loro antichi idoli di pietra scolpendo le loro ripugnanti figure su obelischi sommersi di granito. Sogno un giorno in cui potrebbero emergere al di sopra delle onde per trascinare sul fondo con i loro artigli fetidi i resti di un'umanità esausta dalla guerra. Sogno un giorno in cui la terra affonderà e l'oscuro fondale dell'oceano si eleverà in un pandemonio cosmico. La fine è vicina. Sento un rumore alla porta, come se un corpo immenso, scivoloso, stesse sbattendo contro di essa. Non mi troverà. Dio, quella mano. La finestra! La finestra!